Siamo nei pressi della Madonna delle Grazie. È successo in pratica quello che è successo 13 anni fa. Adesso, dopo il temporale di ieri, si è rinvenuto un altro osso che probabilmente fa parte di quelle ossa. E ossa che andrebbero esaminate per vedere almeno a che periodo appartengono. Però l'altra volta praticamente le ossa furono prelevate e attualmente si trovano ancora nell'ossario del cimitero comunale di Schitella. Noi già diversi anni fa, il 13 aprile 2009, cercammo di dare delle spiegazioni di queste ossa. In un primo momento praticamente si era pensato che le ossa potevano essere custodite all'interno della chiesa, perché come sappiamo era consuetudine seppellire le ossa nelle antiche chiese. Però io, da una ricerca effettuata presso gli archivi della chiesa Madre di Schitella, ho constatato che praticamente negli anni del 600, perché la chiesa dovrebbe risalire non prima del 1623, ci fu una sola persona che era il custode della stessa chiesa, seppellito nella stessa chiesa. Allora, che cosa possiamo pensare? Dal momento che non c'erano altre persone seppellite e le ossa che furono rinvenute furono di diverse persone, possiamo pensare che, diciamo, al di sotto della chiesa della Madonna delle Grazie, come di solito succede, ce ne potesse essere un'altra. Oppure, stando a delle testimonianze di persone anziane, più in là fu scoperta negli anni 50, quando fu fatto l'acquedotto pugliese, una grossa necropoli che poi, diciamo, non fu resa nota, perché da quando ho sentito le ossa che furono trovate furono di nuovo insabbiate. Quindi può darsi che queste ossa facciano parte di una grossa necropoli che si estendeva fino all'acquedotto, oppure probabilmente all'interno, cioè al di sotto della chiesa della Madonna delle Grazie, ne esistesse ancora un'altra ancora più antica.